tutti. Allora, vi faccio vedere il quarto ordine di Boucher. Allora, vabbè, come sempre c'è un catalogo e la fattura. Poi, due di questi beveroni qua, che sono della linea riducente. Questi qua se ne prende un misurino al giorno diluito in 1 litro d'acqua e questo litro d'acqua va bevuto durante la giornata. Poi due creme, sempre della stessa linea, due sieri riducenti. Poi un trattamento antiforfora, uno shampoo antiforfora, questo è per il mio ragazzo e questo ha un ottimo inci, come tutti gli shampoo e anche le fiale anticaduta hanno un buon inci, per cui gliel'ho preso. Poi questa lima qua per i piedi, profumo in versione grande alla pesca, perché se vi ricordate io ho preso quello piccolo, però mi piace talmente tanto che ho detto vabbè, compro la boccetta grande perché è veramente un profumo buonissimo, proprio di pesca, pesca vera, e quindi ho preso quello grande e invece quello piccolo lo utilizzo come per farlo sentire alle clienti e sempre per lo stesso per lo stesso scopo, appunto per farlo sentire alle clienti, ho preso questo qua piccolino, questo profumino qui ai frutti, ai lamponi, che a me non piace molto perché è veramente troppo troppo dolce. Questo qua piccolino alla mora, che questo è buono, però non così tanto come quello alla pesca. E questo qua alla vaniglia, che anche questo è un po' troppo dolce per me, però insomma l'ho preso appunto per farli sentire alle clienti. E in più questi mini profumini, che erano gli unici due che mi mancavano, anche questo per le clienti, perché comunque i profumi secondo me se non si annusano non si possono comprare così a scatola chiusa. Poi c'erano delle rimanenze di Natale, insomma degli anni scorsi, che si potevano ordinare a un prezzo molto basso. Per cui io ho preso questo profumino che è dell'edizione natalizia, quella vecchia, penso sia dell'edizione natalizia, e questa è la boccettina e è un profumo veramente buonissimo, molto 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 delicato, quindi veramente molto buono, mi piace un sacco. E sempre appunto della linea vecchia di Natale, questo qua che l'ho pagato 2,50 euro, che è il gel doccia cacao e lampone. E ecco appunto glitterato, non penso che lo utilizzerò perché sicuramente avrà un odore troppo troppo dolce, in più non so neanche l'inci perché non l'ho guardato, però penso che lo metterò in un regalino per qualche cliente che magari ha ordinato un po' più di cose. Poi questa qua mi è stata ordinata, la crema per il viso per le pelli sensibili, è idratante dermolinitiva da giorno e sono 50 ml, mi sembra che costi intorno a 9 euro perché è scontata. Poi sempre di un'edizione vecchia ho acquistato questo ombretto. Ora questo l'inci non lo so perché non l'ho visto, però il duo di ombretti e l'ombretto singolo, anche quelli hanno un buon inci, quindi io l'ho acquistato un po' a scatola chiusa sperando insomma che anche questo avesse un buon inci. Ora dopo poi lo guardo. Questo è il colore e è veramente piccolino perché sono 6 grammi. Poi ho acquistato un altro rossettino, questo qui della linea Luminelle. Eccolo qui, questo è il color, è il numero 13. Il colore è questo, è sempre un colore molto molto chiaro. Ora voi lo vedete scurissimo, ma non è scuro. E
infine tre smalti. Uno di questi, mi sembra sì, questo qui, anche questo era scontatissimo perché penso di un'edizione vecchia. Questo è il numero 51 e sono della linea Brillante. Non fate caso al mio di smalto, che è invece uno di quelli piccoli della Luminel, ma ce l'ho veramente da un sacco di tempo, quindi si sta un pochino sciupando. Poi ho acquistato il 23, che è un lilla, e il 14. Quindi basta, il mio ordine era questo, un piccolo ordine, però insomma di cose utili secondo me. Sono contenta appunto di questi articoli che ho preso a un prezzo molto molto basso, e io vi saluto e ci si vede al prossimo video. Ciao ciao.